La magia del tango argentino. Continua il nostro viaggio. Oggi arriviamo e andiamo a far visita a un'altra splendida insegnante, un'altra splendida ballerina di tango argentino che vedete inquadrata, che mette in evidenza uno stile di tango elegante, uno stile di tango delicato e al tempo stesso passionale. Mi sbaglio, Roberta Cohen? No, grazie per le tue belle parole. Sì, hai fatto il sunto del tango che io sento, del tango che mi piace condividere con tutte le persone che incontro, con tutti gli allievi con cui mi trovo nelle lezioni. È un po' la mia passione che porto ovunque vado. Sì, è il sunto esatto del mio tango, sì. Innanzitutto, grazie per essere con noi questo pomeriggio. Tra l'altro, io vorrei anche ricordare di Roberta alcune cose fondamentali, perché sicuramente è importante dirle, perché lei è innamorata della musica del tango. Ha iniziato a studiarlo quasi per gioco nel lontano 1996. Successivamente, dopo anni di studio, ballo e festival, scopre lo stile milonghero. Conosce Osvaldo Roldán, con il quale perfeziona questo stile elegante di cui abbiamo anticipato, e poi un ruolo nel suo percorso esplorativo, di cui di tutto ciò lo hanno una coppia straordinaria che sono Carlos Gavito e Maria Plazaola. Ho detto bene, Roby? Esattamente, quello che cercavo l'ho trovato in lui principalmente e in lui e lei come coppia. Sì, allora cercavo quello proprio, cercavo quell'intensità. Sì. Senti, Roberta, posso chiederti come stai vivendo questi mesi? Li sto vivendo duramente, no? Duramente dalla parte, diciamo, emotiva, perché questa separazione assoluta che è accaduta a marzo, fine febbraio, primi di marzo, dall'oggi al domani, a parte come un qualche cosa di film di fantascienza, cioè nessuno di noi poteva immaginare una cosa del genere. Sotto tutti i punti di vista, improvvisamente niente più di quello che avevamo e che davamo per scontato, tipo la semplice milonga, tipo andare a lezione, tipo incontrarsi negli encuentros vari in giro per l'Italia o fuori, e improvvisamente niente più di tutto questo. Quindi questa assenza, questo vuoto assoluto e il dolore fisico quando con i nostri amici, con i miei colleghi, con Michele Sottocasa che iniziò allora e sta continuando a portare avanti serate, diciamo, di dirette di tango. All'inizio non riuscivo neanche ad accostarmi perché ogni tango era una pugnalata allo stomaco proprio, perché era la presenza ma la negazione stessa, per cui l'impossibilità di viverlo con gli altri, con la gente, nella lezione o nella milonga o nell'incontro. E quindi un dolore fisico proprio. Poi, niente, poi siamo andati avanti fino ad aver ripreso un mese e mezzo fa qualcosina come possibilità, come ci sono state date queste possibilità, le abbiamo riprese e niente, poi ora di nuovo fermi. Siamo sempre stati contrari, noi diciamo del gruppone, perché non è il gruppo solo di Roma, ma il gruppone un po' d'Italia, alle milonghe clandestine e a queste forme, diciamo, nascoste di andare avanti. Per cui ce lo siamo proprio negato, insomma, abbiamo rispettato le regole e ce lo siamo vissuto dentro attraverso queste dirette di svariati musicalizzadores che ci hanno accompagnato. Posso dire, Roberta, che i tuoi occhi dicono più delle parole? Mimmo, mi emozioni, però grazie.
Grazie. Senti Roberta, quanto ti manca la Milunga? Tantissimo, ma tantissimo proprio come momento. La mia milonga, era il momento anche della preparazione, no? L'attesa, di accogliere le persone come a casa tua proprio. Il senso della mia milonga era proprio quello e la risposta delle persone era proprio. Quando andandosene dicevano, ci siamo sentiti come a casa, cioè con gli occhi, come dici tu, che ti comunicavano questa cosa. E lo stesso quando il non poter andare, l'assenza della milonga in assoluto, anche della milonga degli altri, dei colleghi o di Roma o fuori. Mi è mancata tanto, sì, tanto, tanto, tanto. Senti, rimanendo in tema di tango, forse credo che i nostri telespettatori, noi abbiamo fatto in questi mesi davvero un bellissimo viaggio. Vorremmo dare, come si può dire, una sorta di vademecum del tango, cioè, per esempio, a chi la prima volta si affaccia in milonga, a chi la prima volta ha voglia di confrontarsi, di ballarlo con la persona. Cosa deve fare un neo tanghero per invitare la donna? Wow! E dunque, il neotanghero ovviamente preparato prima, perché se è la prima volta che si avvicina anche a una lezione non può sapere nulla. Ma immagino ben istruito dai propri maestri, dai propri amici maestri, sarà compito appunto di loro quello di far capire quanto il tango inizia da casa. Dal momento che lo dedichi a prepararti per andare in milonga, alla scelta di cosa ti metterai, alla scelta di come ti legherai i capelli se sei donna, quale camicia, quale giacca se sei uomo, no? Quindi già la preparazione a casa è un inizio e quindi quel momento già sei nel mondo del tango. L'arrivo in milonga è l'incontro con le persone, con gli amici, musica d'attesa che mette il musicalizzador prima di entrare con la prima tanda, cioè sono tutte cose forti dentro, emozionanti, che ovviamente all'inizio uno non riesce a percepirle queste cose, però a notarle, io consiglio di notarle, fin tanto che arriva il momento appunto dell'invito, del ballare. Uomini e donne. E nelle milonghe più tradizionali c'è una separazione, diciamo, di sedute, gli uomini da una parte, le donne dall'altra. Ma E noi anche. quello sappiamo benissimo, Roberta. Esatto. E quella già è una cosa veramente magica. Magica perché quando riesce questa cosa, nel senso che le persone sono preparate, perché noi italiani non siamo abituati a guardarci negli occhi, per cui abbiamo come un timore, cioè una donna che sostiene lo sguardo dell'uomo è disdicevole, no? Cioè in genere si abbassa lo sguardo, si evita. E invece quello che cerchiamo, noi diciamo maestri è una parola grande, esagerata, noi persone che accompagniamo le persone, trasmettiamo il nostro tango, è proprio quella di riconsiderare lo sguardo. Cioè, lo sguardo è una cosa meravigliosa. E comunicare con lo sguardo non è disdicevole, è fantastico. L'anno scorso ero in Egitto e ho apprezzato profondamente queste donne, cioè, capiamoci, non apprezzo questa sudditanza che devono avere le donne, eccetera, eccetera. No, ma che cosa ho apprezzato di questa cosa? La capacità di comunicazione con lo sguardo, che è fantastica, è una cosa grande. Allora, senza appunto andare in Egitto, rimaniamo nel nostro mondo. È bellissimo quel gioco di sguardi che accade nella milonga. L'uomo inviterà la donna, allora l'uomo guarderà la donna con la quale vorrà ballare e la donna cercherà anche lei con il suo sguardo l'uomo col quale vuole ballare.
Quando questi due sguardi si incontrano, si creerà il capesseo, che è un invito con il capo, con la testa, dell'uomo verso la donna. E la donna, con un leggero acconsentire sempre del capo, acconsentirà appunto all'invito e al ballo. E tutta questa cosa, che in realtà richiede po poco tempo, però richiede questa ricerca. Per cui se la donna sta sempre con lo sguardo giù, basso, non potrà ballare. È vero. E lo stesso anche l'uomo, perché l'uomo dice no, io, ma invece anche l'uomo è timido in questo. È vero. E quindi non riesce a ballare perché non riesce a guardare. Perché siamo appunto disabituati a questa grande comunicazione. E il tango ci aiuta tantissimo in questo, perché esercitarla ci riporta ad avere lo sguardo diretto, a non temerlo questo sguardo. È vero, Roberta, questo è assolutamente vero, anche perché diciamo che io, per quanto mi riguarda, ho imparato il linguaggio del tango e soprattutto studiandolo da 5 anni, l'ho fatto nella miglior maniera possibile e soprattutto quando io sono in milonga, miro la donna. Sì, capesseo. Mi avvicino, la prendo in abbraccio dolcemente Bravo, bellissimo. e la magia parte. Esattamente. Per cui so cosa significa questo linguaggio di emozione, di condivisione soprattutto, Certo. e anche ovviamente nel tango. Ho capito che bisogna essere se stessi nel ballarlo, senza dover andare a fare cose chissà che, ma la cosa più bella e credo sia essere se stessi nel ballarlo. È così, Roberta? Sì, assolutamente sì. Per me è proprio come imparare un nuovo dialogo, no? Che è un dialogo non verbale, ma il dialogo dei corpi. E l'ascolto della musica, la persona che è con te nell'abbraccio e la musica, quello che la musica ti ispira. E in quel momento non esiste altro. Tu puoi ballare davanti, come mi è accaduto lavorando al Festival di Torino con Gerardo Quiroz, mio compagno, diciamo, no? Di lavoro e di ballo, che oggi purtroppo non c'è più, ma abbiamo lavorato appunto in un posto dove avevamo davanti 1.500 persone nella serata dell'esibizione. Bellissimo. E io dicevo, mamma mia, cioè, avrò paura, avrò, no? Perché per carità, abituata sì a ballare davanti a tanti, ma 1.500 persone mai? E quindi, però, ecco, sono scomparse queste 1.500 persone nel momento in cui siamo entrati nell'abbraccio. Esisteva lui, esistevo io, esistevamo insieme e abbiamo ballato il nostro tango. Quello che era l'emozione, quello che la musica ci chiedeva. E il Quando. nostro tango arriverà anche presto per noi due, Roberta, evidentemente. Bene, bene, Assolutamente. Senti, Robin, ti posso chiedere come ultima domanda quale futuro ti aspetti? una bella domanda, Cipicchia. Dunque, il tango ha avuto diverse crisi, no? Mai per un virus, mai per una cosa di questo genere. Ha avuto dei grandi rallentamenti, vuoi la dittatura, vuoi la moda che non andava più di moda, vuoi diverse cose, però ha sempre resistito. E anzi, diciamo che ogni volta ne è uscito rafforzato. Io è l'augurio che faccio al tango oggi. Che in questo fermo che c'è assoluto ci sia un po' di pulizia, avvenga un pochetto di pulizia, perché siamo arrivati a una
come si può dire, commercializzazione del tango a uno sfruttamento dove appunto l'essenza, il Vero. sentimento si è andato un po' a perdere. Ovviamente io non voglio avere parole di critica, però per me il tango è sentimento puro e condivisione. Poi esistono le gare, le competizioni, esiste tutto, per carità. Nel mio caso, io mi auguro che questo fermo tiri fuori quel sentimento che esiste dentro di noi, se sappiamo Per ascoltarci. ritornare insieme ad abbracciarci nella migliore maniera possibile, come noi ci Esattamente. auguriamo. Roberta, veramente grazie di cuore per essere stata con noi. Ti ringrazio Mimmo per questo invito, mi ha fatto molto piacere, sei sempre un gentiluomo incredibile e ti ringrazio davvero.